Sono appena tornato da Roma, dove ho partecipato nel tardo pomeriggio alla seduta del Consiglio dei Ministri e ho illustrato le ragioni per le quali abbiamo chiesto di spalmare in 10 anni il maggiore disavanzo che è stato accertato dalla Corte dei Conti. Il Consiglio dei Ministri ha accolto la nostra proposta, che era stata già condivisa dalla commissione paritetica all'unanimità, e quindi poco più di 2 miliardi saranno spalmati in un decennio. In questo momento vedrete, leggerete, ascolterete che tutti sono fautori di questo provvedimento, alcuni anche fra quelli che hanno contribuito a creare la crisi delle finanze regionali, perché voi dovete sapere, vi parlo con termini assolutamente semplici, che alla regione abbiamo trovato un indebitamento di circa 8 miliardi di euro e un disavanzo di poco più di 7 miliardi di euro. Ecco. Quindi si tratta di una gestione che risale agli anni passati, almeno dal 1994 in poi. Se avessimo dovuto risolvere il problema in 3 anni, come chiedeva l'altro giorno la Corte dei Conti, avremmo dovuto fare dei tagli. Non possiamo farlo perché avremmo colpito le fasce più deboli e quindi la richiesta della spalmatura decennale. Il governo Conte, che è stato sensibile in questo senso, ha accolto la nostra proposta, lo ha fatto in passato, è successo anche con altre regioni. E quindi adesso andiamo avanti con grande serenità d'animo, ce ne freghiamo delle polemiche, alcune anche patetiche, perché chi ha fatto il piromane adesso vuole fare il pompiere, insomma, siamo abituati. Noi guardiamo avanti con grande determinazione, fra qualche giorno vi renderemo conto del lavoro fatto nel 2019, che non è stato certamente poco, risaneremo anche le finanze della regione dopo alcuni decenni, responsabili tutti nel centro-destra e nel centro-sinistra, fatta eccezione per qualche rara esperienza. Intanto vi auguro buon Natale e sono contento di aver ottenuto questo risultato per il governo regionale, che soprattutto non avrà conseguenze per il popolo siciliano, per il quale dobbiamo continuare con determinazione a lavorare e con impegno e con amore.